Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di Switch Pro e ogni tanto anche di videogiochi, ma giusto se capita. Oggi parleremo di alcune interessanti risposte che il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ha dato durante il consueto appuntamento annuale con gli investitori, dei record di vendite della serie di Persona e del GB Operator, un accessorio che promette di trasformare il proprio PC in un Game Boy, ma non solo. Prima di iniziare, maledetti poracci, sapete quello che dovete assolutamente fare. Lasciate un like, iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social. Su Instagram, ad esempio, ho spoilerato uno dei miei ultimi acquisti a tema Super Mario. Mentre su Telegram, nel gruppo delle offerte poracce, troverete in super sconto uno dei miei giochi preferiti su Switch, le cui musiche dovrebbero anche suonarvi familiari. Non vi basta? Porca miseria, beh, andate su Ko-fi e offritemi un caffè virtuale e godete dei bellissimi memini in HD. Wow! Partiamo con qualche notizia al volo. A più di 4 anni di distanza dall'uscita del gioco è stato finalmente conquistato l'ultimo scrigno impossibile da aprire di Breath of the Wild. Se pensavate che trovare tutti i semi-Korogu fosse la sfida definitiva che Breath of the Wild aveva da offrire, beh, vi sbagliavate di grosso. Nel corso degli anni un gruppo di speedrunner si è adoperato per scovare ed aprire tutti gli scrigni presenti ma non accessibili dal giocatore, se non sfruttando glitch e altri metodi non convenzionali. E proprio ieri, Cleric è riuscito a conquistare l'ultimo forziere sepolto sotto la spiaggia di Aris, ben oltre i confini di Hyrule. Recuperate assolutamente il video dove Cleric mostra il processo per recuperare la cassa, perché è a dir poco affascinante. Anche se la ricompensa è stata tutt'altro che entusiasmante, ora possiamo finalmente dire che Breath of the Wild è stato sviscerato al 100%. Brutte notizie per i content creator appassionati di Earthbound, che improvvisamente si sono ritrovati i loro let's play su YouTube demonetizzati, se non addirittura oscurati dalla piattaforma. Colpa di Nintendo? Ma che, questa volta a metterci lo zampino è stata Sony. Infatti la storica rivale della casa di Kyoto non è proprietaria del brand di Mother né di Earthbound, ma sotto la sua etichetta è stata pubblicata la colonna sonora del gioco uscita nel 1989 su CD. Questo significa che qualsiasi video contenente la musica di Earthbound è soggetta a reclami per violazioni del copyright da parte di Sony, che può avvalersi del diritto di oscurare i video o disattivare la monetizzazione. Insomma, una delle serie più sfortunate in assoluto. Non bastava Nintendo e la mancata localizzazione di Mother 3, ora ci si mette anche Sony. Poracci, lo sapete quanto io abbia amato Control, l'action in terza persona ad opera di Remedy Entertainment. Lo studio finlandese, già autore di pietre miliari del calibro di Max Payne e Alan Wake, ha svelato i piani per le produzioni future, cogliendo tutti di sorpresa. Il successo di Control ha spinto il team a creare una sorta di universo espanso, che continuerà anche attraverso altri titoli, il primo dei quali sarà uno spin-off multiplayer. Non si sa ancora nulla di questo gioco, se non il suo nome in codice Condor, che è appena entrato nelle fasi di preproduzione, ma come scelta è abbastanza epocale. È la prima volta che Remedy si sposta dal territorio delle grandi narrazioni in single player per approdare nel campo dei titoli a supporto continuo. L'intenzione è di creare un prodotto in grado di generare introiti per un lungo periodo di tempo e garantire così la creazione anche di un secondo capitolo ufficiale di Control ad alto budget, i cui dettagli verranno rivelati in futuro. Cosa ne pensate di questo cambio di rotta da parte di Remedy? Oh, e finalmente si torna a parlare di lei, dell'ossessione pulsante di tutti i leaker, insider, spifferoni, fregnacciari dell'internet. Ci sto pure io in mezzo. Switch Pro. Durante l'ultimo incontro con gli investitori, Shuntaro Furukawa ha risposto a delle domande molto precise riguardanti il futuro di Nintendo Switch. Non aspettatevi nulla di inedito, eh? Siamo sempre nel campo delle risposte in aziendalese alla Doug Bowser, dei lunghi giri di parole per dire semplicemente no comment. Quindi alla domanda sul perché durante l'E3 non fosse stata presentata la nuova Switch, Furukawa ha risposto più o meno così: la nostra compagnia usa i Nintendo Direct per informare i nostri clienti sui singoli prodotti nei momenti opportuni, portando avanti idee innovative ed uniche nel settore, rendendole possibili tramite gli hardware e i giochi. Per far sì che ciò diventi realtà, sviluppiamo in continuazione hardware, software, periferiche dedicate, eccetera, ma siamo restii nel commentare prodotti specifici ancora in sviluppo.
Insomma, poracci, siamo alle solite. Ormai Nintendo non nega neanche più l'esistenza di questa revisione, ma continua ad andarci estremamente cauta ed è facile pensare che non abbia più bisogno dell'esposizione mediatica delle E3 per lanciare al meglio una nuova console. Ricordiamoci come è stata presentata Switch Lite, è molto probabile che anche per la New Switch, Super Switch o Switch Pro si ripeta la stessa storia, un annuncio a sorpresa a pochi mesi di distanza dal lancio sul mercato. Intanto, ricordiamo che per Bloomberg è appena iniziata la produzione in Cina del nuovo hardware. Bah. Secondo voi siamo ancora in tempo per vedere Switch Pro entro il 2021? Cambiamo completamente settore e parliamo della serie di Persona. A conti fatti, credo che, esclusi i nomi di Final Fantasy e Dragon Quest, questo sia diventato il brand di JRPG più popolare all'infuori del Giappone, o se non altro quello che di più ha avvicinato tantissimi nuovi giocatori al genere, nonostante le scelte un po' incomprensibili da parte di Atlus e Sega. Nato come uno spin-off di Shin Megami Tensei, Persona si è ben presto evoluta come una serie a sé stante, superando, almeno in Occidente, la popolarità della saga principale. I dati rilasciati da Atlus parlano chiaro, ci troviamo di fronte a un brand fortissimo in grado di collezionare risultati impressionanti. A fine marzo 2021 Persona ha raggiunto i 15 milioni complessivi di copie vendute, un ottimo traguardo che però va contestualizzato ancora meglio. Ben 5 di questi milioni sono tutti di Persona 5 e delle sue varie incarnazioni, la versione base e il Royal, a cui si aggiunge un altro milione e mezzo di Strikers, lo spin-off Musou ambientato subito dopo la conclusione della storia di Joker. Ancora più sorprendente è che il porting su PC di Persona 4 Golden ha venduto in pochi mesi un milione di copie, cogliendo di sorpresa sia Atlus che Sega, che sono sicura al 100% non si aspettavano un risultato del genere. La domanda infatti è cosa aspettano le due aziende a diffondere capillarmente ogni episodio della saga. Persona 4 Golden, prima della remaster su PC, era disponibile solo su Vita, una console che, nonostante il nome, è bella che morta. Mentre Persona 5 potrebbe giovare incredibilmente dall'arrivo su Switch, un passaggio che gli permetterebbe di vendere tantissimo, mentre per ora sulla console ibrida è disponibile solo Strikers, una mossa abbastanza insensata. Rendiamoci conto che le vendite di Persona 5 non è che siano molto distanti da un mostro sacro del genere come Dragon Quest 11. La sensazione è che quindi, nonostante gli ottimi risultati, Atlus e Sega non hanno saputo valorizzare al meglio la serie, limitandone il potenziale. Speriamo che si sveglino presto. Voi, al di là di Persona 5, sareste curiosi di recuperare anche i precedenti capitoli della serie? E chiudiamo, poracci, con una periferica super interessante. Una sorta di lettore di cartucce che permetterà al nostro PC di diventare a tutti gli effetti un Game Boy. Il GB Operator. Sostanzialmente l'Operator è uno slot per le cartucce Game Boy da collegare al computer. La periferica permette di giocare a tutto il catalogo Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance tramite un software per ora in versione beta, che utilizza un'emulazione basata su MGBA, che consente non solo di giocare con supporto a controller e ai trucchi, ma che permetterà anche di organizzare la propria collezione, nonché di utilizzare anche emulatori esterni. Altra caratteristica fondamentale è che il programma consente di fare un backup dei salvataggi in modo molto semplice, il che significa che si possono preservare le proprie partite senza paura di perdere i dati a causa del malfunzionamento delle batterie, e quindi si può anche cambiare la batteria tampone senza perdere i salvataggi, o editare le proprie partite per modificare specifici parametri. Come se non bastasse, è supportata anche la Game Boy Camera e si possono digitalizzare i propri scatti. E inoltre si possono programmare degli homebrew per poi giocarli su console originale. Questo GB Operator è un po' il paradiso degli smanettoni, insomma. Ma la feature per me fondamentale e che mi ha spinto a piazzare l'ordine è che il software è in grado di riconoscere se quella inserita sia una cartuccia originale o una falsa, un repro. Potrò finalmente risolvere alcuni dubbi che ho sollevato qualche anno fa qua sul canale e inoltre vivere molto più tranquillo quando acquisto su eBay, piattaforma che purtroppo è piena di falsi spacciati per originali. Il GB Operator costa $49 più spese di spedizione e dovrebbe arrivare intorno ad agosto o settembre. Appena mi arriverà, di sicuro ve ne parlerò in modo più approfondito qui sul canale. A voi come periferica vi incuriosisce? E questo era tutto per oggi, miei cari poracci. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere delle notizie del giorno. Quando vedremo Switch Pro? Persona 5 arriverà su Switch? Comprereste il GB Operator? Non mi resta che darvi appuntamento a domani. Io sono il Poro Taro, Michele Rator, ciao!
C'ho una scollatura che Amurant spostati proprio. OnlyFans.